4 condanne per direttori di filiale ed addetti titoli e poi una lunga serie di assoluzioni con formula piena. Si è concluso così questo pomeriggio il primo grado del processo per la truffa Etruria. Vedremo le motivazioni, ma ci aspettavamo che questa sofferenza finisse e che non pensavamo che si potesse essere condannati per aver fatto il proprio lavoro, perché questi sono lavoratori condannati per aver fatto il proprio lavoro. Per i 4 dirigenti accusati di istigazione alla truffa è arrivato il proscioglimento. Si tratta di Luca Scassellati, Federico Baiocchi Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi Fantacchiotti. Secondo l'accusa sostenuta dal PM Giulia Maggiore, avrebbero costituito la cabina di regia che avrebbe spinto i direttori di filiale a piazzare le famigerate obbligazioni subordinate ad un pubblico indistinto attraverso un sistema di premi e punizioni, titoli poi diventati carta straccia nel novembre 2015. Il Tribunale ha preso atto di quello che è stato l'esito del processo, cioè non è mai esistita una cabina di regia, non è mai esistito tutto quel di cui tanto si è parlato in questi anni. Assolti perché il fatto non sussiste, la formula parla chiaro. Le nostre tesi hanno premiato, la correttezza delle persone è emersa. Assolti anche 5 dipendenti della banca, anche loro perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Condannati invece a 10 mesi con pena sospesa 4 dipendenti dell'Istituto di Credito Aretino. Appare poco comprensibile intanto perché stacca la responsabilità degli istigatori rispetto a quelle dei dipendenti e rispetto a delle posizioni dei dipendenti che erano pressoché analoghe, anche seguite da me, ha fatto delle pronunce assolutamente difformi. Quindi bisognerà ora leggere le motivazioni, da quel punto di vista si comprenderà se effettivamente c'è un iter motivatorio diverso, perché in questo momento mi sembra un ragionamento poco logico. Credo che quello che sia importante, almeno per noi, per il nostro ufficio, è l'aver rimarcato da parte del giudice il fatto che anche in questi casi vi è stata, almeno nei confronti di alcuni, un'attività di raggiro nei confronti dei clienti più sprovveduti, meno avveduti dal punto di vista economico e finanziario, per indurli ad acquistare in modo non lecito queste obbligazioni. È un principio importante perché ovviamente sulla base di questo seguiteremo a portare avanti tutti gli altri processi che su queste vicende, su queste truffe che abbiamo ancora in gestione. Palpabile la delusione dei risparmiatori azzerati che hanno assistito alla lettura della sentenza da parte della Presidente del Collegio, Angela Avila, e che questa mattina erano scesi nuovamente in piazza per far sentire la propria voce. Erano consapevoli questa gente di dare il concio alla gente. Voi sapete bene chi è, io chi rappresento. La mia povera mamma di 90 anni, a una di 90 anni gli si appiccica quella roba con scadenza a 10 anni, ma ci si rende conto di che si sta parlando?